Non possiamo fare come Gardaland e mettere l'entrata alla città. È una città, cioè non si può fare un baracchino cioè, per entrare e pagare il biglietto. Sì, alla tassa di sbarco, ma non nella forma di un biglietto d'ingresso in città. La salomonica soluzione proposta dalla storica associazione di residenti Venezia.com è quella di un bollino simile alla vignetta in vigore lungo le autostrade austriache. Quel bollino che compri quando devi passare, stazionare in Austria e lo devi pagare obbligatoriamente. E questo diventerebbe una sorta di carta d'identità temporanea per il visitatore, che poi naturalmente dovrebbe usufruire dei servizi che la città dovrebbe dare. In questo modo, suggeriscono dall'associazione, si eviterebbe il messaggio negativo legato all'immagine dei tornelli, mantenendo il sacrosanto principio di una tassa per i giornalieri. Le misure per gestire questo fenomeno sono chieste e auspicate dai veneziani da anni. Noi sappiamo benissimo che i pernottanti che pagano la tassa di soggiorno sono solo 3-4 milioni, mentre i giornalieri sono 20-30 milioni, adesso non lo so, e il 70% del fatturato viene portato solamente dai pernottanti.